Siamo alla prima lettera di Pietro. Anche in questo caso direi che possiamo iniziare col saluto che contiene ancora una volta un po' l'autore e i destinatari, così lo sentiamo dalle sue parole, da quello che ci dice in fondo proprio lui. Allora, andiamo a riprendere, eccolo qua. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, a chi scrive? Ai fedeli che vivono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre mediante lo Spirito, che santifica per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi dal suo sangue. A voi grazia e pace in abbondanza. Ma Pietro dove si trovava? Da dove scriveva? Lo si capisce dalle ultime righe della lettera, nelle quali dice che praticamente si trovava in Babilonia, a Babilonia. Vi saluta la comunità che scrive a Babilonia. Però Babilonia sta per Roma, non è la città di Babilonia che ormai non c'era. E quindi Pietro scrive, vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello nella fede, quindi cita anche uno dei suoi collaboratori. Con lui non c'era solo Silvano, c'era anche Marco, che Pietro definisce suo figlio. Marco l'Evangelista definisce suo figlio. Silvano è quello che in altre lettere viene chiamato col nome di Sila. Sila, mentre Marco appunto è l'Evangelista. E come è organizzata la lettera? Beh, è divisa abbastanza chiaramente in tre parti, come avviene frequentemente nelle lettere. La prima ha come titolo La vita nuova dei credenti. Allora, possiamo leggere un pezzetto dove cito un momentino questo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo all'inizio della lettera, dopo i saluti, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi. E appena dopo dice, perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Ecco, questo io credo che sia già una cosa interessante. Poi più avanti ai destinatari che hanno una chiamata, una dignità, perché se uno è chiamato vuol dire che ha anche questo sguardo di dignità, dice che va mantenuta questa dignità, evitando di tornare indietro. Allora dice, come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, prima appunto della chiamata che avete avuto. E invece, quando eravate nell'ignoranza prima, è evidente che vi comportavate in un certo modo, adesso vi comportate appunto in un altro modo. Allora dice, come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, sarete santi perché io sono santo. Quindi se diventiamo da lui, veniamo da lui, io credo è questo. Nella seconda parte poi descrive il comportamento dei cristiani nella società. Dice, come dovete comportarvi dentro la società? E allora la prima annotazione è sullo stare dentro, ma contemporaneamente fuori dalla storia. Dentro ma fuori, in un modo un po' diverso. Da stranieri, ma anche da pellegrini. Sei fuori perché hai un altro obiettivo, hai anche qualcosa di grande, però devi starci dentro, devi camminare da pellegrino dentro questo. Perché mentre vi calunniano come malfattori, perché erano perseguitati i cristiani all'inizio, quindi vi calunniano, al vedere le vostre opere buone diano gloria al Signore, cioè dicono, beh, allora non sono proprio così malfattori questi, ma diano gloria a Dio per il giorno della sua visita. Quindi uno stile di libertà, ma insieme di servizio. È interessante questo.
cittadini, ma non cittadini totalmente, perché c'è qualcosa di più grande. Vivere questo, questa libertà e insieme il servizio da governatori, dice, e da schiavi, ma anche da mogli, dice, quindi dentro la realtà più ordinaria. E per ciascuna di queste categorie Pietro dà delle indicazioni specifiche, sottolineando che chi appartiene alla comunità deve essere concorde, non può essere uno che è litigioso, che divide, eccetera, ma concordi, non rispondere alle ingiurie con le ingiurie, dice, no, non è questo l'atteggiamento dei credenti. E l'ultima indicazione è poi molto attuale, se poi dice doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non è tanto facile, ma comunque dice beati voi, non sgomentatevi per paura delle persone, non turbatevi, ma adorate il Signore, continuate a rimanere fedeli al Signore, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della vostra scelta, essere capaci di motivare la scelta appunto dei credenti. E c'è anche una terza parte, vero? Di che cosa tratta la terza parte? Beh, c'è una terza parte dove lui affronta il tema della perseveranza. Tema della perseveranza. Vediamo un attimo, magari andiamo a leggerci ancora qualche tratto così. Ecco, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. E dice, beati voi se venite insultati per il nome di Gesù Cristo, perché lo spirito della gloria, che è spirito di Dio, riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o delatore. Ma se uno soffre come cristiano, bella non ne arrossisca, non si vergogni. Per questo nome, anzi, dia gloria a Dio. Che bella queste annotazioni. Credo che siano qualcosa che aiuta appunto. E poi sollecita con dolcezza i presbiteri, non perché volesse fare delle differenze, ma dice esorto gli anziani che sono tra voi, presbiteri, anziano, vuol dire questo. Quale anziano come loro? Dice, sono così anch'io. Testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. E cosa dobbiamo fare noi presbiteri? Dice, pascete il gregge di Dio che vi è stato affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri. Eccolo qua, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso. Non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E conclude questa parte dicendo, e quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria, che non appassisce. Per questo allora predica l'umiltà ai presbiteri. Dice così, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Sono propositi e prospettive di grandissima dignità da applicare alla vita.